Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Tifoso ferito Alfano con gli ultra, nessuna trattativa. PIL l'Istat più 0,6% nel 2014. Ucraina, altissima la tensione a Sloviansk. Notte stabile per il tifoso trentenne napoletano ferito sabato a Roma da un colpo di pistola esploso da un ultra romanista prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli. Intanto il ministro dell'Interno Angelino Alfano è tornato a ribadire: lo Stato c'è, è forte e non fa trattative con la curva e pensa al DASPO a vita. Notizie positive per quanto riguarda la ripresa dei consumi e degli investimenti nel nostro paese. Secondo l'Istat il PIL crescerà dello 0,6 nel 2014 e dopo 3 anni di flessione nel 2015 la crescita dei consumi delle famiglie toccherà lo 0,5. Per la Commissione europea peggiora però il debito del nostro paese. Rimane altissima la tensione in Ucraina, Sloviansk, roccaforte dei militanti separatisti filorussi per il timore di un'imminente offensiva delle forze di Kiev. Ieri le truppe ucraine hanno bloccato la principale via di collegamento con il centro abitato. Kiev accusa la Russia di mettere in atto un piano che ha per obiettivo quello di distruggere l'Ucraina. Protezione civile e vigili del fuoco ancora al lavoro nelle Marche dopo l'alluvione che ha colpito la regione nei giorni scorsi provocando 2 morti. A Senigallia le scuole resteranno chiuse oggi e domani, mentre ci sono ancora strade interrotte dalle frane. Il premier Renzi ha garantito l'impegno del governo per l'emergenza. Per il presidente della Consob Vegas, la progressiva ripresa di nuove quotazioni alla borsa italiana testimonia il rinnovato interesse degli imprenditori verso Piazza Affari. Vegas sottolinea inoltre che in Europa serve una vigilanza unica sui mercati e sulle privatizzazioni, non siano un mero strumento di copertura del fabbisogno finanziario. Centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a San Paolo in Brasile alla Parata dell'Orgoglio, uno dei più importanti gay pride del mondo. Le strade principali delle città sono state chiuse per fare largo alla folla in festa che chiede una legge per combattere violenze e discriminazioni. Il tonfo della Roma a Catania, sconfitta per 4-1 nella 36esima giornata di campionato, regala lo scudetto alla Juventus senza neanche giocare. I giallorossi restano a 85 punti con 2 sole gare da giocare, a meno 8 dalla Juventus, campione d'Italia per la terza volta consecutiva.